Fortnite ha ricevuto un aggiornamento che è più importante di quello che si possa pensare. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica misteriosa, perché andremo a vedere cose che molti giocatori non hanno notato e che sono anche state inserite nel codice di gioco dopo l'aggiornamento. Beh, che dire, preparatevi per un mare di scoperte che vi sorprenderanno di sicuro sul futuro di questo gioco, che grazie appunto a questo aggiornamento sta facendo il record con gli spettatori, più di 500.000 quasi ogni giorno. Vediamo fin quanto durerà e partiamo. Orsacchiotti. Troveremo degli orsacchiotti rosa andando nel drive-in cinema che sarà possibile tirare addosso alle persone. C'è anche una nuova missione dove bisogna salvare gli orsi, quindi c'è una ragione per la loro apparizione, ma potrebbe essere più per via della loro faida con gli gnomi. Anche in questo caso, attraverso nuove informazioni, capiremo se ci sono sfide apposta per ottenere qualche tipo di skin o un nuovo deltaplano puccioso kawaii. Deadpool. Questa stagione è stata segnata dal nostro Deadpool, con nuove sfide ogni settimana per ottenere la skin. Le ultime due sfide inserite dopo l'aggiornamento vi consentiranno di ottenere la versione X-Force di Deadpool, una versione alternativa della tuta rossa. Quindi, per averla, vi basterà entrare prima nella stanza agente di Mida e prendere i pantaloni di Deadpool dal divano. Dopodiché, andando a sabbie sudate, troverete in cima a un palazzo ancora altri pantaloni, stavolta a mo' di bandiera. Dovrete interagire e otterrete così la skin, semplice e indolore. Ovviamente dovete essere possessori del Battle Pass e ricordarvi di fare le sfide precedenti per ottenere questa skin. Copia di pistole silenziate. Anche armi nuove stanno per arrivare, o comunque alcune stanno per fare il loro ritorno, con qualche piccolo ritocco. Le doppie pistole silenziate nel gioco della modalità operazione aggiunte il 31 marzo sembra avranno un piccolo restyling. Comunque, se volete usarle potete farlo nella modalità apposta, che a mio parere è molto divertente. Anche se non sono proprio delle cose da Battle Royale, voi che ne pensate? Nuovo fucile a pompa. Sembra anche questa sia stata scovata dai data miner. Come dicevo prima, nuove armi stanno per arrivare, tra cui un fucile a pompa chiamato forse Charge Athena. Questo dovrebbe essere il danno e dipenderà come sempre dalla rarità dell'arma. Ma non finisce qua. Molte altre armi sono in lavorazione per dare un tocco rinnovato a questo Battle Royale. Anche Epic ha capito che piano piano sta diventando un po' monotono continuare sempre con le stesse cose. E visto che tanti streamer lo stanno abbandonando, vuole fare qualcosa per riportarli in gioco. Altri oggetti. Tra armi e cose varie stanno per arrivare ben 5 cose nuove, con un nuovo lanciarazzi forse in grado di seguire i choppa, cioè gli elicotteri, che in effetti con i lanciarazzi attuali sono impossibili da colpire. Questo vuol dire che avranno anche più vita e per buttarli giù non basterà più utilizzare un fucile d'assalto come al solito. Un altro oggetto sembra sarà la granata tornado. Non si capisce bene cosa si intenda. Probabile che forse genererà un piccolo tornado in campo contro l'avversario, oppure semplicemente il nome che è figo, ma come sappiamo Epic non assegna nomi a caso. Verranno aggiunte poi due stazioni, una di potenziamento e una di creazione, insieme anche ad una stazione per recuperare la vita. Questo potrebbe aprire le porte a un nuovo modo di giocare e competere, permettendo incontri pure più lunghi. Alla fine, per concludere, torneranno i robot giganti. I mecha piacciono a tutti, quindi perché no? Questo avrà pensato Epic. Nel codice di gioco i dataminer hanno trovato la scritta, ma non si sa benissimo quando comincerà tutto ciò. Alcuni pensano nella prossima stagione. Prigione. L'isola Squalo adesso è una vera e propria prigione ed è forse la cosa più notabile in giro. Prima era una locazione neutra e forse è stata conquistata da una delle fazioni in gioco per essere trasformata del tutto. Alcuni pensano siano scappati molti prigionieri importanti che diventeranno skin ottenibili in gioco. Potete notare infatti un buco enorme nel muro. La cosa più interessante è che c'è un'isoletta sola, con un edificio costruito apposta. Tutta la zona è controllata da un paio di telecamere e un'unica cella per un solo prigioniero. C'è un letto vuoto che il giocatore può vedere, quindi chi sarà? Sicuramente nuove sfide verranno aggiunte, voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti per favore, perché voglio capire. La stanza di Mida. La stanza di questo agente ha subito alcuni cambiamenti con la presenza di statue d'oro e trofei. Probabile, secondo i dataminer, che ci saranno delle skin acquistabili o forse conquistabili con le sfide. Pure in questo caso si vedrà più avanti. Spero tutto questo venga aggiunto nella prossima stagione, cavolo. Concerto. Vi ricordate il concerto di Marshmello? Beh, Epic ci sta prendendo gusto e quindi ce ne sarà un altro in programmazione in arrivo presto, molto presto. E questa volta il pubblico dovrebbe addirittura raddoppiarsi per via della quarantena. Secondo i data miner tutto si svolgerà a sabbie sudate e il protagonista sarà il nostro Travis Scott.
famosissimo rapper e produttore discografico statunitense di soli 27 anni. Potete osservare anche dei volantini attaccati in vari punti della mappa sui muri degli edifici a conferma di ciò. Probabile che ci sarà verso la fine di questa lunghissima stagione. Voi ci sarete quindi prima del 4 giugno? Agenzia. L'agenzia forse avrà molta importanza nella nuova stagione in arrivo tra ancora 2 mesi. Il castello principale pieno di roba leggendaria è attorniata adesso da dei generatori che forse si attiveranno in futuro per creare un nuovo campo di gioco per le sfide. Per ora sono dicerie, ma i pezzi del puzzle piano piano si stanno unendo per formare qualcosa di veramente epico. Davvero Fortnite si rivoluzionerà così tanto? Speriamo di sì, perché ce n'è bisogno. Nonostante sia ancora uno dei giochi più popolari del mondo, anzi forse il più popolare in assoluto, insieme a GTA i giocatori vorrebbero qualcosa di più sostanzioso. Con questo concludiamo questa piccola classifica di aggiornamenti. Altri ancora ne porterò, quindi state pronti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.